fase. Oggi è arrivato il momento di mettere praticamente il silicone, quindi andremo a mettere il nostro silicone e abbiamo scelto un silicone trasparente per acquario, la stessissima cosa, quindi l'importante è che copre, vedete, le fessure, per fare in modo che la resina, una volta che noi andremo a colarla, non fuoriesce. Per aiutarvi, senza passare con il dito, potete prendere questi tipi di spazzole, sono veramente molto comode, quindi si passa per esempio così e lui penserà a togliere l'eccesso. Il silicone qua sopra non si attacca perché questi qui sono di silicone, quindi automaticamente. Poi ci sono di diverse taglie, quindi quando fate questi servizi compratelo, perché servono sempre, senza che vi sporcate le mani, poi viene tutto bello preciso. Allora, quindi adesso passeremo il silicone, quindi prendiamo un attimo la pistola. Allora, normalmente quando noi vediamo questi tipi di cose, di silicone e compagnia varia, con questo tipo di cartuccia noi non lo prendiamo, cerchiamo sempre il tubicino, perché il tubicino è molto più facile. In realtà, quindi quando vedete poi questa pistola vi spaventate, in realtà non è così, perché è una pistola molto semplice da usare, sia da mettere la cartuccia sia da togliere. Allora, per aprire la pistola voglio fare questa puntata perché molte persone hanno dei problemi. Allora, come vedete, per aprire questa pistola voi avete questa leva che servirà per mandare avanti il silicone e poi avete quest'altra leva. Ora, è un servizio che bisogna fare a due mani. Per caricare la cartuccia basta premere qui, vedete, la leva di sopra e tirare. Però è una cosa che devo fare a due mani. Non bisogna mai premere, perché se premete qui la leva, il pistone qui non viene indietro, quindi dovete premere e con l'altra mano vi aiutate a tirare fuori la leva. Praticamente, facendo a due mani, il servizio è molto più semplice. Quindi si mette la cartuccia per questo lato, sempre a due mani. Troppo. Non riesco a mantenere la telecamera. Solo, voilà, e quindi abbiamo inserito con molta semplicità. Quindi ricordate, tirate la levetta, quindi scendete la levetta, premete la levetta, tirate l'asticina verso di voi e vedete fino alla fine, poi inserite il tubicino da dentro e poi ripremete qui e mandate un pochettino in avanti fino a quando non si blocca. Adesso è pronto praticamente per l'uso. Quindi adesso andremo a passare il silicone sia all'esterno che all'interno. Allora ragazzi, incominciamo a creare l'isola. Per creare l'isola dobbiamo creare le rocce. Un'isola è un insieme di rocce che messe insieme creano un unico paesaggio. Per creare queste rocce si può fare praticamente in due maniere. Il primo è comprare queste formette che hanno già praticamente il calco delle rocce, quindi da questo lato voi vedete in questo modo, però in realtà viene praticamente così. Questa per esempio è questa. Quindi poi dopo vanno logicamente applicate. E esistono diversi tipi di queste cose, costano molto poco, potete utilizzarlo anche per fare delle torte, non è per forza. Però sempre quello che io vi raccomando è, quando voi utilizzate questi prodotti chimici, quando prendete questo tipo di stampo, se utilizzate prodotti chimici come la resina, dopo non lo utilizzerete più per cose alimentari. Però se voi potete anche creare, divertirvi e creare delle belle torte. Allora, quindi noi in questo caso andremo a fare un po' di rocce che poi le andremo ad assemblare. Come si assemblano?
Il metodo è sempre lo stesso, si assemblano con una struttura fatta in legno e anche praticamente lo strip di gesso. Quindi quando avete a disposizione queste cose qui potete incominciare a creare praticamente le vostre rocce. Allora, adesso prenderemo la resina, riempiamo gli stampi e quindi incominciamo a creare queste rocce. Allora ragazzi, come vedete è un sistema molto rapido. Io praticamente ho fatto la colatura, ho speso nel frattempo che ho fatto la colatura a tutto, le prime colature si sono già seccate, sono calde ancora, però comunque già sono pronte per l'uso. Vedete? E quindi voi cominciate a creare le rocce vere e proprie come vengono praticamente in modo praticamente perfetto, no? Quindi diciamo che è una cosa che io consiglio a tutti, magari un cazzo voilà. E quindi facciamo due rocce per parte, in modo che abbiamo già una bella quantità per fare un'isola, è già una bella quantità. Voilà, ragazzi, quindi abbiamo ottenuto un numero di rocce soddisfacenti per creare un'isola e tante altre isole attorno, quindi anche la barriera corallina, scogli e compagnia varia. Quindi diciamo che queste poi verranno tagliate, modificate in base allo scheletro che noi andremo a realizzare per creare l'isola, ok? Allora, a più tardi, facciamo seccare tutto e poi incominciamo a capire come dobbiamo fare l'isola. Allora ragazzi, l'isola noi la realizzeremo qua sopra e poi la andremo a inserire sul quadro. Questi lati che voi vedete li andremo praticamente ad appiattire in modo che la resina riesca a entrare da tutte le parti. Quindi con il levigatore andremo ad appiattire questi lati qui. L'isola verrà giusta al centro, ma non sarà tutto, cioè compreso la spiaggia. Qui sarà praticamente solo l'isola. Poi ci vedrà la spiaggia, ma continuerà poi sul quadro. Ok? A più tardi, quindi adesso dobbiamo riflettere su come creare una cosa che piace a te, cioè non sono degli standard, quindi queste sono cose che vostre, quindi dovete riflettere su quello che fate. A più tardi.